facilitare il passaggio dalla posizione supina alla posizione prona, dobbiamo far sì che il bambino sia motivato a compiere questo tipo di spostamento. Perciò ci poniamo di fronte a lui a circa 20 centimetri di distanza dal suo viso e produciamo dei vocalizzi o comunque assumiamo una mimica interessante per attirarlo. Oppure in alternativa possiamo utilizzare un sonagliino. Quando siamo sicuri di aver agganciato lo sguardo del bambino, iniziamo a muoverci o a muovere lentamente il sonaglino verso la direzione in cui desideriamo che il bambino rotoli. Assicuriamoci che il bambino ci segua o segua il sonaglino con lo sguardo. A questo punto accompagniamo il bambino nel movimento sostenendolo con una mano all'altezza delle spalle. Quando siamo arrivati nella posizione di lato, possiamo fare una piccola pausa e poi riprendere. A questo punto assicuriamoci che le braccia del bambino non siano intrappolate sotto al busto, bensì libere. Generalmente la posizione prona non è una posizione molto gradita. Possiamo facilitarla ponendo un asciugamano arrotolato sotto le ascelle del bambino. Quando vediamo che questa posizione non è più tollerabile, lo accompagniamo nel movimento opposto.